Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 in questo nuovo episodio di LBX Little Butler's Experience. Continuiamo dal capitolo 5, dall'inizio del capitolo 5. Abbiamo appena sconfitto Justin Kaido nella battaglia appunto del torneo dell'Oltretomba, aggiudicandoci così l'ingresso al torneo Artemis. E a quanto pare Rina è venuta dal Blue Cat Café e ha ottenuto una mappa, a quanto pare, per il castello di Justin Kaido, dove abita Justin Kaido, ma anche il palazzo Kaido, cioè non ha questo nome. Ho violato la rete informatica della società che ha progettato il palazzo Kaido. Potresti usarla per entrare. Signor Tyler, voi vi conoscete? Lex, Rina e io lavoravamo insieme per il centro di ricerche della Tiny Orbit. Voi lavoravate insieme? Un momento, il centro di ricerche della Tiny Orbit sarebbe il luogo dove sono realizzate prima LBX. Esattamente. Eravamo tutti assistenti del dottor Yamano a quel tempo. Ci sono ancora alcune cose che voi tre dovreste sapere. Che cosa intende, signor Lex? Signor Lex è un po' troppo formale. Ormai ci conosciamo bene, quindi potete chiamarmi semplicemente Lex. Va bene. Subito dopo il misterioso incidente aereo di 5 anni fa, un gruppo di ricercatori fu trasferito a un laboratorio della Nuova Alba. Io, Rina e tuo padre eravamo tra loro. Un anno fa, il dottore iniziò a temere che la Nuova Alba intendesse fare un uso improprio delle sue ricerche. Ed infatti è quello che sta succedendo. Pianificò quindi di fuggire insieme a noi tre e di sottrarre i suoi preziosi dati al laboratorio. Purtroppo il nostro piano fallì e io fui l'unico che riuscì a scappare. Mi dispiace, Van, avrei dovuto dirtelo. Non fa niente. Tranquillo, Tuo padre è un vero genio, Van. Mentre progettava un nuovo tipo di motore per la LBX, concepì una fonte di energia infinita, il motore perpetuo. Tuo padre nascose i dati della sua ricerca nella capsula di platino e li affidò a te. Dopotutto, l'unica persona al mondo di cui sapeva di potersi fidare era suo figlio. Mi ha scelto per proteggere la capsula? Non c'è un modo per salvarlo? Non preoccuparti, Van. Lo tireremo fuori di lì. In effetti, la modalità V dovrebbe essere motore perpetuo, ovvero quello che dà sempre tensione all'LBX in teoria. Però sembra che si scarichi dopo un po'. Ci serve un posto in cui poter analizzare la mappa nel dettaglio. Avete qualche suggerimento? C'è solo un luogo che dispone della tecnologia che ci serve. Tyler, puoi andare a prendere la macchina? Certo, vi porterò lì più in fretta che posso. Ma quello è... il centro commerciale Tokyo CT. Immagino che non siamo qui per fare spese, eh? Che acume, bravo. La nostra destinazione è l'ingresso merci nel sotterraneo. Dritto davanti a voi e poi a destra dopo le saracinesche. Lei che fa? Ah, pensavo non venisse. Sì, prendetevi tutto il tempo che serve, con calma, tanto io qui non ho niente da fare. Sicuramente ci sarà qualcuno che vorrà combattere qui. Va, salviamo per sicurezza, tanto. Dunque, vediamo un po'. Quella mi sembra una guardia. Ah no, questo è un giocatore di LBX. Ma che tipo è? Ma forse avrà un LBX particolare. Vediamo un po'. Torna a casa, una battaglia. Ma che chiami la sicurezza? Ma perché? 3 contro 3, vai. Oh, siamo sul ghiaccio. Ma proviamoci. Aspetta, però io contro chi sto? Ah, contro quello là, perfetto. Il cecchino è mio. Chi è che mi spara contro? Che vuole un po' di botte? Che fai? Combatti contro di me? Dov'è? Eccolo qua, Jordan. Sentilo. Oh yeah, bring it on. Perfetto. Ah no, non è perfetto. Amy, andate capo, Amy. Ah, qui però. Fate, ti prendo, ti prendo. Non do di quanto. Ma anche Kazuya? E solo io sono rimasto? Ma fate pena. Andate via proprio.
Ma che state a combinare? Sei davvero bravo, ma... Vabbè, continuiamo. Qui c'è qualche problema con la guardia? Il magazzino di centro commerciale Tokyo City si trova più avanti. L'accesso è consentito soltanto a personale autorizzato. E lei? Il centro commerciale è più grande di tutta la città. Se solo fosse aperto 24 ore su 24 sarebbe perfetto. Beh, non è un combini, quindi. Però non c'è pericolo e ci sono anche degli oggetti qui dentro. Non so se è strano che non ci sia un pericolo, però, boh, va bene. Eviteremo un po' di perdita di tempo. Ma questa rana qui che cosa dovrebbe significare? Dovrebbe essere una qualche reference che non conosco. È proprio qui dietro, andiamo. Vi ricordo che siamo nel 2050. Sì, vabbè. E che cos'è? It's insane! Where are we? This room is the headquarters of the Counterintelligence Organization. Whose headquarters? Dude, it's like a film set. This isn't a game, kids. It's a struggle for the fate of the entire world. He's not kidding. We founded the CIO to make sure that we're ready for anything. Hans, c'è anche Hans. Dobbiamo analizzare questa mappa immediatamente. Certamente, do una mano anch'io. L'analisi potrebbe durare un po'. Mi dispiace farvi attendere, ma cercheremo di finire prima possibile. Guarda che roba, ragazzi, va. Tutto mega tecnologico, come proprio la fantascienza. Qui non si può andare, ma Hans, che cosa? Da nemico ad amico? Cosa, Hans? Ehi, Van, ce l'hai fatta ad arrivare alla fine. Ma questo che c'entra, questo, che perde sempre. Ciao, Amy. Gabe? Mica è i moschettieri di Hans. Che cosa ci fate voi qui? Fanno tutti parte della nostra squadra. Vuole dire che sono tutti membri dell'OAS? Anche Gabe? Proprio così. Ci siamo entrati da poco. Le ricerche che abbiamo svolto finora indicano che i bambini controllano gli LBX meglio degli adulti. Ecco perché abbiamo deciso di reclutarvi all'interno dell'OAS. Non sappiamo ancora che cosa potrebbe succedere. Quando Hans ci ha detto di che cosa si trattava, sono saltato per lo shock. Però non abbiamo ancora potuto scontrarci con uno dei delinquenti della Nuova Alba. Voi tre ascoltate, siamo una squadra speciale. Combatteremo in prima linea per proteggere il mondo, siete pronti? Signor sì. Hans, è così eroico. Cos'è, ti piace? Gabe, sei sicuro di volerlo fare? Senza offesa, ma non sei mai stato un grande combattente. Tu non ti preoccupare, Kazuya. Forse non sono un granché in battaglia, ma ho altre qualità. Ah, ho capito. Hanno bisogno delle tue competenze in campo meccanico? Già, il mio Bulldoze torna in ottime condizioni dopo qualsiasi battaglia. Posso aiutare con la manutenzione. Ognuno di voi ha il proprio talento. È questo che vi permetterà di formare una squadra vincente. Non si tratta più solo di salvare mio padre. Dobbiamo contrastare la Nuova Alba e mettere in salvo il mondo intero. Ascoltate. Grazie alle nostre nuove reclute, l'OAS è diventata più forte. Combatteremo fianco a fianco finché non salveremo il dottor Yamano e porremo fine alla Nuova Alba. Giusto così, no? Un po' per uno. A full moon. Cos'è un licantro? Infiltrating Kaido's mansion. Yeah, con quale aria minacciosa. Okay, so here's the plan. Listen closely. This is Kaido's mansion. Whoa, it's like a fortress. How are we supposed to get in? Looks like they've got some intense security on the ground. Should we bail, guys? Take a look.
What is that? Those are the underground sewers. We can use them. It's the only way in. Bene. Per le fogne. Le fogne? Sì, possiamo entrare da lì. Il centro commerciale di Grace Hills. C'è un tunnel sotto quella fontana che conduce a Palazzo Kaido. Signor Tyler, andiamo a Grace Hills. Questa volta salverò mio padre. Aspetta, Van. Se vogliamo entrare di nascosto dobbiamo aspettare domani sera. Perché proprio domani sera? Domani sera è prevista una riunione di governo. Kaido non sarà in casa e le difese saranno alleggerite. Ho capito. Rina, lei è lì dove tengono di preciso il padre di Van? Se non mi sbaglio... Dovrebbe essere in una di queste due stanze. Sono le zone più sorvegliate di tutto il palazzo. E che stupidi. È deciso allora. Ci muoveremo domani, ci incontreremo qui e ci recheremo sul posto insieme. Perché sono stupidi? Perché se uno si rende conto che quelle due aree sono più sorvegliate, ci sarà qualcosa di interessante, no? Di importante. Ok, Tokyo CT. Quindi possiamo venire qui ogni qualvolta vogliamo, volendo. Oggi non ho visto Justin a scuola. E non credo che lo vedrai. Justin. Stasera ci infiltreremo nel palazzo Kaido, finalmente. So che non possiamo tirarci indietro, ma non sarà facile. Oh, preferisci startene a casa? No, non ora che siamo arrivati fino a qui. Cos'è quella faccia? Hans, io. Oggi salveremo il padre di Van, non si discute. Hans, grazie. Dobbiamo prepararci. Hans, è così eroico. Ok, andiamo al quartier generale dell'OAS all'interno del Tokyo CT. Tokyo CT. Ma perché questi nomi strani? Papà. All'interno del Tokyo CT. Quante T devono esserci in una sola frase? Hans si è unito al gruppo. Mika e Guy e Gabe sono uniti al gruppo come ospiti, va bene. Stavo per leggere Gail, che non c'entra niente in questo gioco. Io posso capire che giocare su PSP a questo gioco con questi spazi grandi era sicuramente bello, però su 3DS, ragazzi, mi sembra Xenoblade. Eccoci qua, Tokyo CT. Entrare, certo. Non è che ci vengo per passare le vacanze, eh. Ma ci sono diversi combattenti. Sei pronto a iniziare? Vabbè, facciamolo. Bello. Ovviamente la statua di Kaido Senior, perché se no non poteva essere... Non si capiva che era megalomane. Grande! E così questo è il famoso centro commerciale di Grace Hills, eh? Wow, non c'ero mai stato prima. Gabe, datti una calmata, non possiamo permetterci nessuna distrazione. A me sembra un centro commerciale come a tutti gli altri. Rina, è sicura che qui ci sia un passaggio che porta al palazzo Kaido? Sì, ne sono certa. Ma che vestito c'ha? Da infiltrazione? Cosa? L'entrata dovrebbe essere sotto quella fontana. Andiamo a controllare. È una cosa interessante che le abbiano fatto cambiare vestito, ma anche lui. Tu no, invece. Proprio qui. Cos'è, una mattonella? La premi e si sposta? No, perché sennò sarebbe assurdo. Tutta la gente che ci passa ogni giorno. Davvero? Eccellente. Da questo punto in poi dovremo separarci come abbiamo pianificato. Lex, Rina e io faremo saltare la corrente. Voi, invece, passerete dalle fogne. Te lo ripeto, Van, fai attenzione. Ma non c'è nulla qui intorno. Ah, però posso esplorare. Perfetto, allora entriamo. Vuoi entrare nel passaggio segreto? Se ci vado. Questo posto ha proprio paura. Potrebbe saltarci addosso qualcosa in ogni momento. Qualche pantegana? Chi è? Van, mi ricevi?
Forte e chiaro, signor Tyler. Dovete dividervi in due squadre e cercare le stanze. Ogni squadra sarà composta da tre di voi, Van, Kazuya e Amy. Voi tre dovrete andare a nord delle fogne. Hans, Gabe e Mika, voi dovrete muovervi verso sud. Ricevuto! Gabe, Mika, conto su di voi. Ti copro le spalle, Hans. Io ti seguo, Hans. Dei laser ad alta frequenza sono stati installati nelle fogne per ragioni di sicurezza. Certo. Dovrebbe esserci un interruttore per disattivarli da qualche parte. Cercatelo con la massima priorità. Ho inviato le dati a vostro pilota LBX per guidarvi verso l'obiettivo. Vi aiuteranno a proseguire. Ricevuto. Perfetto, siamo la solita squadra, la solita cricca. Rina ti ha inviato dati di navigazione per guidarti al tuo obiettivo. La freccia indica la destinazione e ci sono ovviamente dei maledetti che ci vogliono ostacolare. Ah, uno è là? Bene. Subito? Così facile ce la fai? Bene. Credo di aver trovato l'interruttore. Se lo premo dovrei riuscire a disattivare i laser. È un po' troppo semplice. Il primo. Magari uno dice, vabbè, facciamo credere che il primo è talmente facile, invece il secondo, non lo troverete mai. E invece noi siamo furbi, perché abbiamo gli LBX che ci guidano. Ok, la guardia LBX ci attacca, facciamo una cosa veloce. Guarda quello che ammazza! Ci ammazza. Battutona. Speriamo che i nostri compagni non vadano KO come... come prima. Dai, su questo è fatto. Che fai? Ok, non ce la faccio. Fist of Fire, devo saltare. Quando fa Fist of Fire, non fai quello che è. Non mi ha preso proprio, Ma mi è mancato di tanto. Ma di tanto, tanto, tanto. Ma insomma, mi vuoi dare retta, per favore? E basta! Allora? SDM, cioè? Ragazzi, io qua non c'ho più la tensione, se per favore mi date una mano. Ok, grazie, dov'è l'ultimo? Dov'è? È qua? Perfetto. In faccia proprio. The bad news is you're gonna lose. Perfetto, è andato. Mamma mia, però i punti di battaglia sempre a zero. I punti batteria, no, battaglia. Sempre a zero, Non va bene, non va bene. Io consumo troppo con qualcosa. C'è qualcosa che mi fa consumare troppi punti. Ma se la tocco? Non tocchiamola? Non toccate niente. Certo. Allora, vediamo un po' qui. Qui se si scende che c'è? Nulla. Ma veramente potremmo fare una cosa molto facile. Però il gioco non te lo consente. Guardala che... Ma è possibile che debbano combattere con questi martelloni? Ragazzi, qua sempre da solo sto, No, ve lo ricordo, nel caso vi dimenticaste. Dai. Sempre tutto quanto io devo fare però qua. Vabbè, niente, andiamo avanti così. Ah, ma ci sono altri. Almeno altri due. Ah. Aspetta, che ci serve? Non dirmi che quello lì serve a disattivarlo solo per prendere l'oggetto? Spero che sia qualcosa di utile allora. Ah, ma no, ma ci fa anche proseguire. Allora aspetta. Ah, ecco, ci fa disattivare la barriera verde. Ah, mi sembrava strano infatti che ce ne fossero solo due. Bene, bene allora. Mamma mia ragazzi, stiamo distruggendo tutto. Perfetto, due insieme, vai. Andato anche lui. Questa è stata molto veloce, devo ammettere. Vorrei prendere l'oggetto e sbloccare un altro pannello almeno.
Poi magari ci fermiamo. Idrorepellente S, va bene. Andiamo a sbloccare questo qua verde. Yes. Voglio vedere quanti altri ce ne sono. C'è un altro rosso, ho visto già prima. Altri due almeno. Sì, solo altri due. L'LBX lo sto facendo molto diverso rispetto a quello che avevo appunto nella prima run. Infatti, come ho detto, ho rigiocato fino al punto dove dovevo affrontare e tornare dall'altra tomba e poi ho ripreso da lì. Però appunto ho usato un altro LBX. Non sto usando lo stesso dell'altra volta. Allora, questo dovrebbe disattivare... Ah, attenzione però, qui c'è qualcosa che non va. Attenzione. Allarme intruso, inizio rimozione. Cos'è? Un altro Insidious? Scusate ragazzi, abbiamo commesso un errore e un Sigurbot è riuscito a intercettarci. Ah, siamo circondati da guardie LBX, aiuto Amy! Gabe, calmati, razza di tifone. E lasciami, non sono mica la tua mamma. Non toccare Hans, per favore. Mantenete la calma, Rina. C'è un modo per fermare l'allarme? Dammi un secondo. Sto cercando di escogitare qualcosa. Trovato. Van, non molto lontano da te c'è un interruttore per disattivare l'allarme. Spegnilo, presto. Ho inviato i dati al tuo pilota LBX. È la via più veloce per raggiungerlo. D'accordo. Va a tempo? C'è il tempo? Ma è qui. Cioè, è qui devo, per, mi fa disattivare quella barriera lì sicuramente. Ah no, crea un ponte. Però non vedo come possa essermi utile in questo momento. Non mi è affatto utile. Fammi disattivare questo allarme, va, poi finiamo l'episodio. Allora, vediamo un po'. Questo qua, bene. Ah, ce n'erano due, ovviamente. Dunque. Tacca 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 tic tacca to. Cosa? E infatti... Ma... E infatti se basta dico, ma uno, può fa, uno fa fermare l'allarme e un altro fa calare... Porca miseria. Ti pareva? Non poteva essere. Cerchiamo di chiudere, di fermare sto allarme che già mi ha mirato i nervi, eh. Andiamo qui, poi giriamo. Perfetto. Dai che ci siamo. Dai, 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 dai. E arrivati. Bene. Ah no, aspetta. Noi disattiviamo la barriera e poi dobbiamo andare a premere un altro. Mannaggia Hans e la sua squadra. Perfetto, andiamo tutta quanta a dritta. Anzi no, a dritta e a destra. A destra e a manca. A dritta. Dovrebbe essere a destra a dritta. Perché a manca e a sinistra. Si è fermato. State bene ragazzi? Sono morti. O peggio, catturati. Sì, siamo tutti interi. Ti dobbiamo un favore, Van. Procedete con cautela. Non sappiamo cos'altro ci sia da attendervi più avanti. Ricevuto. Certamente. Bene, allora direi che questo video Cooj si conclude qui. Attenzione, cosa succede ora? Si abbassa un altro ponticello? Con la sola imposizione delle mani? Dove va? Ah, va lì, bene. Direi che questo video può terminare qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Mi rimane solo da uscire per salvare. Che ti pareva?